Signori miei, ben ritrovati sul canale. Cosa andiamo a vedere oggi? Una clip spettacolare, veramente inaspettata. Nasce tutto per una motivazione, poi si tramuta in tutt'altro, una cosa incredibile. Prima di andare nel vivo del gameplay, però, ci tengo a salutare il caro Tacco 2404 che mi chiede: ma Ferdi, quando sei online non ti becco mai? Non è così facile, non ho tutto quel tempo. Quando ci sono però e voglio giocare, mi vedi online, vai tranquillo, mi vedi online e controlla la community, perché di solito scrivo lì quando voglio giocare insieme a voi. L'altro giorno abbiamo giocato insieme, ci siamo divertiti un sacco, quindi beccami che ogni tanto ci sono. Detto questo, signori, buon gameplay e mi raccomando, fatevi sentire perché è uno spettacolo. Abbiamo una sfida con un tizio, si va sul personale. Prima ho vinto io. E lo scopo è vincere la partita, ma soprattutto cercare di far quittare questo, perché è uno forte. È un giocatore forte. E con la DH, dagli scontri ravvicinati, poteva essere un problema. Adesso siamo in una mappa un po' più dedita alla distanza. E cerchiamo di stuprarlo. Adesso appena lo incontriamo vi dico chi è. C'è il nome, naturalmente, che sembra un codice fiscale. Sembra la matricola della licenza di pesca. Dove stai? Ce l'ho dietro. Ah, non è lui. Bomba batca nera. Sembra una stronzata, ma quei 5 secondi in più, cioè quei 5 secondi in meno che impiega a ricaricare, è godosina. Cazzo, a parte che mi inculano tutte le kill, va bene. Non lo trovo. Perché è furbo, sa che... Dai, è quasi fatta. Sa che voglio stuprarlo. Quindi cerca di stare fuori dai casini. Dove cazzo sei? Ah, cagare, imbambito. Merda, ce l'ho dietro però. Dobbiamo stare attenti perché poi ne approfitta di quando sei in gunfight con qualcuno, lui arriva e ti incula. Uno qua dietro, cosa sta facendo? Cosa stai facendo tu? Niente, è andato a vedere cosa c'era in fondo alla mappa. Semplicemente. Non è lui. Oh, non lo becco più, L'ultimo droide generatore. All'attacco! Non lo becco più. Strano. Strano perché prima ci siamo veramente... Cazzo, questo qui che cammina. Uno stambecco. Che cazzo cammini? Ah, è nero, è sicuramente... No. No, no, non è lui. Dai! Ah, boh. Devi morire. Mi infilo qua, guarda. Però vorrei una bomba batca, grazie. Non devono riuscire a catturare l'ultimo droide. No, niente, non lo trovo più. Ma ha quittato? Ha quittato, ma vattene a fanculo, pezzo di merda. Ha quittato come una merda, ha quittato. Stronzo. Quanto stiamo? 9-0. Ma volevo farvi vedere la sfida, che era fichissima. Perché comunque non era balordo, cioè era... Era uno forte, quindi ce la giocavamo. Ma no, vaffanculo. Buono a niente, la gente che quitta veramente. C'è un sacco di... Ci sono un sacco di polemiche per Overwatch, perché Blizzard ci va col pugno di ferro contro chi quitta, contro chi abbandona le partite così, con troppa veemenza, con troppa frequenza. E ci sono dei ban, addirittura ci sono dei... Ci sono degli handicap permanenti per quanto riguarda il prendere gli XP. Buono, sguarnigione 200, madonna.
se becchi troppi ban ti mettono, ti fanno un lo catturiamo subito. Un handicap che praticamente prendi il 75% in meno di XP ogni partita, cioè è una roba altissima, è altissima. Se invece che, cioè invece che fare 1000 punti con quell'handicap lì ne fai 25. Ragazzi, cioè scusate, 250 intendo dire, ok, sono 25 su 100, ma che cazzo sto dicendo, chi se ne frega. Niente, comunque c'era questa bella sfidona con sto tipo che la prima partita... No, non è in memoria, no, non è in memoria perché ho fatto partire questa. Non mi è venuto di registrarla perché ho detto, ma vabbè, portare sempre una corsa ai droidi. Che, ma è venuta fuori bellissima perché noi eravamo concentrati sul picchiarci noi due. E praticamente abbiamo fatto tantissime kill. Sì, sì, mi piacerebbe. Cioè veramente, io ho fatto tipo una cinquantina di kill, lui 47, quindi eravamo molto sul pezzo entrambi. E allora avevamo questo sfidone, ho detto dai, lo riproponiamo in una seconda, in un secondo round, si farà vivo. Infatti mi sembrava strano non averlo incontrato. Merda! Teneteli lontani dall'ultimo droide! Vai tu! Figlio della merda. Che stronzo, mi incula anche la kill. Mai venire dietro la gente, amico. Mai, perché io lo so che stai arrivando, perché mi vuoi stuprare. Sì, vabbè, però non manca cercare di prenderlo. Così. Ma quanto stiamo? Ah, 18. Pensavo di essere più in alto, cazzo. Mi sembra... Affanculo. Proteggete l'ultimo droide. Mi sembrava di averne fatti 8000. Mamma mia, implosione. L'implosione, ragazzi, quando ve lo tirano, correte all'incontro. Cioè, mai scappare indietro perché sennò siete fottuti. Imperiali controllano. Prendilo. Troviamoli. Sì, bisognerebbe anche prendere un po' di dollari. Prendiamoci il droide. Prima abbiamo vinto anche la partita, è stato quello il bello. Crepa. C'è uno qua. Cazzo, rotoli. Io rotolo, non tu. Continuate a cercare gli altri. Non puoi rotolare sempre. Parira. L'usore. Vabbè, mi ha inculato il doblone. Sta andando su, gli corro dietro, faccio una cazzata. No. Vogliono soffiarci l'ultimo droide. Oh, 25 ragazzi, merda. Fortuna che avevo Batka. 25 ragazzi, così. Questa mappa porta bene, porta bene, c'è poco da fare. Sono... boh. E sì che quando la rilasciarono, non che la odiassi, però era una delle mie un po' più sfigatone come mappa, era una di quelle che non preferivo di certo. Non muore, lui non muore, tacca Dio. Sì, vabbè, però c'è un po' di sfiga addosso. 27, ragazzi, facciamo un nuclear così? Un nuclear di quelli che non ti aspetti? Non parliamo ancora perché andiamo a morire a 29. No. Oh, cazzo. È inutile che fai balli il tip-tap, amico. Io l'ho ballato prima che te il tip-tap su questo gioco. È dalla beta che ballo il tip tap. Questa la mettiamo qua, magari mi fanno un regalino alle spalle. Però bisognerebbe riuscire a prendere. Deve essere nostro. Oh, e continua, eh. C'è uno. Ah no, merda. Cazzo di torretta lì. Difendiamo l'ultimo droide, presto. Sembrava un tipo. C'è uno dietro. Però vado di qua io.
Arriva qualcuno? No. Dove cazzo siete? Sì, sta arrivando qualcuno. Avanti così, sono rimasti con un solo droide. Dai, che manca un minuto. Madonna, non lo facciamo per il tempo, guarda. 29. Proteggete i droidi. No! No, ragazzi. Ma non ci credo, dai. Stai fermo lì. Oddio, sì. Mamma mia, il pelo. Mamma mia, al pelo, al pelo. Oddio, bellissimo. Figa, ma quando arrivano così queste cose. Ma vabbè, questa ve la metto, sicuro. No, cosa fai? Cosa cazzo fai? Ma non vedi che sono qua? Cosa prendi il droide? No, quando vengono così è fighissimo, dai. Fa troppo ridere. Troppo funny, troppo funny. Non azzardatevi a perdere l'ultimo droide. Troppo funny. Vabbè, io... Abbiamo perso, va bene, perdiamo così. E nel frattempo però ci salta fuori questo 32-0. Inaspettatissimo, una roba indegna. Beh, va bene, direi che ve lo metto. Peccato sia venuto proprio in questa mappa dove avevamo già visto un nuclear. Però là era cercato ed ero molto più teso. Qua ero tranquillo, vi parlavo dei cazzi miei. Stavo pensando al rage quit di quell'altro. No, magari il rage quit no, perché comunque ce la siamo giocata. È scappato, è andato via, ha smesso di giocare, boh. Però mi sta sulle palle che incominci la partita, fai 30 secondi e poi vai via. Allora sei uno stronzo. Sperava andassi via io, forse. Vabbè, comunque, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Guarda che roba, quando non te l'aspetti.